Ma io sto al piano degli aeroporti fatto dal governo, che vede Malpensa come unico aeroporto strategico di tutto il nord-ovest. Da lì bisogna partire. Investire su Malpensa, riportare l'alta velocità, ne ho parlato ieri con Moretti, e da lì costruire il sistema degli aeroporti del nord. Ma Malpensa è il punto di riferimento, non c'è dubbio. Ieri il presidente Rocca ha rilanciato sulla privatizzazione di SEA. Voi invece come regione ultimamente avete aperto anche alla possibilità di entrare nella governance. Sì, io sono interessato al sistema degli aeroporti del nord, partendo da quello della Lombardia. Non ho titolo, non essendo la regione azionista di nessuna delle società che gestiscono gli aeroporti del nord, se non, non ho titolo di intervenire, se non sollecitando o collaborando. Io sono interessato a partecipare invece attivamente. Se Comune di Milano, siccome la SEA gestisce Malpensa, Linate ed è socio di riferimento anche della società di Bergamo. Se il Comune di Milano dovesse decidere di alienare le quote, la regione è disponibile perché la regione può giocare in questo modo un ruolo fondamentale nella definizione di un sistema aeroportuale del nord, partendo dalla Lombardia. Però non dipende da me. Io sono disponibile, ma la decisione spetta al Comune di Milano, Quindi è se meglio vuole farlo. regionalizzare piuttosto che privatizzare? Ma la SEA ha già un socio privato dentro. Io penso che prima sia utile costruire un sistema aeroportuale del nord che tenga conto degli interessi del territorio e dei cittadini. Assieme ai privati che ci sono in SEA, io come regione sono disponibile a giocare questo ruolo. Adesso non posso farlo se non mettendo attorno un tavolo e cercando di convincere soggetti che però sono loro che decidono, non è la regione. C'è un'altra partita che ha sollecitato, che è quella lì di ATM 3 Nord. Ci sono novità? No, mi pare che siamo su un binario morto, nel senso che la disponibilità iniziale del Comune di Milano, che ha dato il via a questa operazione, abbiamo costituito un tavolo, poi non ci sia più stata. Quindi si è passati dalla fusione a una maggiore integrazione, ma il progetto per me rimane quello di creare un grande player che mette insieme, che partendo da qua riesca poi a diventare il punto di riferimento del trasporto e della mobilità delle regioni del nord, della macroregione del nord, partendo da qui perché qui c'è la massa critica. Però anche qui il Comune di Milano non mi pare abbia tirato freno a mano. Mi spiace di questo perché penso che sono ancora convinto che sia la strada giusta, ma bisogna essere in due a Senta, farlo. De Albertis ha parlato adesso di ritardi nelle infrastrutture, nel piano di mobilità per Expo 2015. La vostra posizione? Ma io vorrei sapere, dati alla mano, quali sono questi ritardi, perché se qualcuno me lo dice, cioè tutti parlano, no? Tutti sono grandi scienziati. Noi stiamo seguendo passo passo il cronoprogramma. Ci sono dei cronoprogramma, ci sono delle questioni finanziarie, ci sono delle procedure che devono essere affrontate, tutti i problemi che noi stiamo seriamente, coscientemente, quotidianamente affrontando e risolvendo. Ogni giorno c'è una criticità, benissimo, la stiamo affrontando. C'è un commissario straordinario che ha il compito di dare attuazione e di realizzare le opere. Noi ci siamo mossi per dire quali sono le opere da fare, quali sono le risorse che servono, abbiamo trovato le risorse, adesso c'è qualcuno che si sta occupando di realizzarle. Come regione il 17 di febbraio convocheremo, abbiamo già convocato il sottotavolo infrastrutture per fare il punto della situazione. Quindi le opere le stiamo seguendo e mi pare che francamente questo esercizio di dire non si fa in tempo senza avere dati alla mano sia un po' superficiale. Non è un problema di risorse finanziarie o di coperture finanziarie, anche se ci sono delle criticità a Roma, perché se i ministri firmassero i decreti un po' più velocemente ci farebbero penare meno. Non è un problema di coperture finanziarie, è solo una questione legata all'attuazione dei cronoprogrammi, cioè del programma di realizzazione che può rallentare perché ci sono delle novità che saltano fuori, degli imprevisti. Ecco. Però
questo allarme sui ritardi, francamente anche il presidente Letta l'ha detto oggi, è andato a visitare il cantiere, questo allarme non lo condivido.